me somebody. Let's go. Amici di Liguria Web TV, ben ritrovati in un'ulteriore puntata connessa al mondo dello sport. Abbiamo parlato di basket recentemente in un'altra puntata con il grande coach ligure dell'Ospedaliti Basket Andrea Lupi e abbiamo un grande giocatore di basket qua in questa occasione come nuovo ospite. Intanto si vede che è un giocatore di basket perché potete compararlo tranquillamente. Io sono alto 1,80 netto e arrivo alla spalla di Giacomo Cacace, il che significa due metri buoni, quasi, giù di lì, quasi. Ecco, se mi metto vicino sono un po' più della spalla, no? Poi ci sono gli altri 15 centimetri. Giacomo, quanti sono i centimetri? 1,96, benissimo. Intanto vogliamo dire, ovviamente potete immaginare, visto che ho accennato al basket, che Giacomo è un giocatore di basket, è un bravissimo giocatore, soprattutto è figlio d'arte, perché nel passato, non troppo recente, magari fosse troppo recente, ho intervistato tante volte tuo papà, che era considerato un autentico rubapalloni in campo. Così mi è stato detto, io vederlo non l'ho visto tanto. Qualche volta non ti è capitato in carriera di vederlo giocare? Qualche volta, ma ero ancora agli inizi, quindi ho potuto imparare poco. Andrea Lupi sostiene che tuo papà era uno che menava. Io gli vedevo rubare tanti palloni. Ci sono vari punti di vista. Tanti dicono che menava. Tanti correnti di pensiero. Penso che sia uno dei primi che mi dice che rubava tanti palloni. No, un buon rubapalloni, assolutamente sì, questo è vero. L'ho visto giocare tantissime volte con Luano Basket, intervistato quando era coach anche Andrea, quindi so benissimo le sue caratteristiche. Certo che era un combattente. Allora, figlio d'arte, ma non sei l'unico, perché siete in due fratelli che giocano a basket, due. Vero? Siamo in due. Mio fratello è più piccolo di me, cioè 3 anni in meno. E niente, lui diciamo che sta andando un po' meglio. Ha fatto i mondiali ora. Maglia azzurra. Ha vinto il titolo italiano Under 19 con la stella azzurra. E niente, sta andando molto bene. Una volta me lo accompagni, Una volta me lo accompagni, Giacomo, però è giusto parlare adesso di te. Come nasce la carriera di Giacomo Cacace, giocatore di basket? Nasce appunto grazie a mio padre che mi ha portato in giro per i palazzetti. Lo hanno tra l'altro, ha una grandissima tradizione col basket. Grandissima. E infatti ho iniziato a Loano, poi a 15 anni sono andato a giocare a Milano, all'Olimpia Milano, a squadra in Serie A, dove sono stato per 3 anni. Un altro mondo, com'è il mondo dell'Olimpia Milano? Com'è il mondo? Completamente un altro mondo. Si vive di pallacanestro 7 giorni su 7, perché anche la domenica non ci si riposa, ci si prepara per la partita del lunedì. E società di grandissimo livello, tecnici di altissimo livello, dirigenti di livello e giocatori che mettono sul campo qualcosa tutta di molto particolare, vero? Esatto. Partire dalle caratteristiche tecniche a quelle umane, perché per essere un grande giocatore, per essere buono devi essere anche, oltre appunto avere grandissime capacità tecniche, e essere anche una persona buona, non puoi... A posto con la testa, non avere troppi schizzi e schiribizzi, soprattutto comportarsi bene, poi sei messi nella condizione così di esprimersi. Così come nel basket, come in tutti gli sport. Come in tutti gli sport, sicuramente. E senti Giacomo, poi dopo l'Armani Jeans cosa c'è stato come tappa? È stata una tappa intermedia a Loano, dove ho fatto 1 anno, e poi sono andato ad Agropoli in provincia di Salerno per 2 anni in Serie B. E stati 2 anni bellissimi, dove sono riuscito a raggiungere la semifinale playoff per salire in A2, sfumata all'ultimo secondo con una tripla presa. Però è ora tempo, sono tornato a casa, non c'è stata più possibilità di andare in giro, tornato a casa e ho iniziato a lavorare, ho messo in dieta mio papà e ora ho sposato questo progetto che mi sembra molto ambizioso dell'ospedale Tibasi. Ci è voluta tutta la forza di persuasione di un coach bravissimo, ma anche una persona squisita come Andrea Lupi, o ti sei fatto convincere rapidamente dalla bontà di un progetto ambizioso? Perché il progetto, come abbiamo sentito nell'intervista proprio con Andrea,
esiste ed è concreto. No, senz'altro, sono stato convinto da Andrea, dalle belle parole che mi ha detto via telefono, dalle parole appunto anche del presidente. Poi è una società che conoscevo anche già dallo scorso anno ed è formata da ragazzi super, e poi mi hanno detto che il nucleo della squadra sarebbe rimasto quello, quindi quando ho sentito il progetto e mi hanno detto che il nucleo rimaneva quello, con Andrea allenatore, ho desistito veramente poco, ho fatto subito la scelta che secondo me al momento è anche quella giusta. Giacomo, nell'intervista con Andrea il coach ha detto che la favorita è il TAR Spezia, però se si vuole salire di categoria bisogna anche autodenominarsi come favoriti. È proprio la favorita al TAR Spezia o sarà lo Spedaletti invece la squadra da battere, la lepre da rincorrere? Diciamo che sulla carta è TAR Spezia. Noi però... Sul parquet non è la carta. Esatto, sul parquet è tutta un'altra cosa, e sono convinto che abbiamo delle capacità che possiamo mettere in crisi qualsiasi tipo di squadra. Poi c'è il sesto uomo, che è Andrea, che un conto è quando viene l'intervista che sembra placido, tranquillo, così. Sul parquet diventa una bella, come qua, cioè, e vi carica moltissimo, pretende tantissimo. È stata la forza di tutte le sue squadre, quella, l'aggressività portata da lui, che nasce in allenamento e poi in partita la trasforma ancora di più se non do. Benissimo. Giacomo, io ti ringrazio per essere venuto, mi hai fatto una promessa, mi devi portare tuo fratello. Porto. E intanto saluta anche Ruba Palloni, della mia età un poco più giovanile. Grazie dunque Giacomo Cacace. Ah, il ruolo, non abbiamo detto il ruolo. Guardia ala. Dovrebbe essere guardia ala, poi sentiamo il coach. Poverino quello che l'affrontano, eh? Giacomo Cacace dunque, grande giocatore di basket al servizio della causa dello Spedaletti Basket e del coach Andrea Lupi. Grazie per averci seguito anche in questa puntata. Ci rivediamo alla prossima.